Bene, normalmente nelle assemblee, nei convegni, succede che il personaggio politico parla alla fine e quindi uno non ha la possibilità, come dire, di ragionare su quello che ha detto. Noi oggi abbiamo la fortuna, avendo avuto il video, invece di parlare e anche con l'assenza del commissario, ma possiamo ragionare su quello che lei ci ha raccontato. Allora io chiedo di salire sul palco a D'Agatino Cariola, che è il direttore centrale entrate dell'INAIL, che ringrazio. Poi chiedo a Stefano Macale, che è vicepresidente della CNCE, a Ferdinando Montaldo, della direzione generale dell'INPS, e a Paolo Pennesi, che è direttore dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, e poi ovviamente anche al presidente Carlo Trestini della CNCE. Grazie. Piacere. Allora, io vorrei provare a gestire questa tavola rotonda non come degli interventi, ma con un po' di discussione, perché farei sostanzialmente due parti. La prima è che chiederei a tutti voi di commentare un po' quello che ha detto la commissaria, dal vostro punto di vista, perché io credo che la commissaria abbia con chiarezza detto che entro i primi mesi del prossimo anno tutte le carte saranno state giocate, cioè le regole, gli aspetti economico-finanziari, i paletti, i parametri saranno definiti e quindi la ricostruzione dovrebbe accelerare il suo processo. L'altro aspetto importante è il ruolo. Lei ha detto: noi abbiamo definito chi può e deve fare le cose e come le può e le deve fare. Quindi ognuno di voi in qualche modo giocherà un ruolo. Io comincerei dal presidente Carlo Trestini, perché in qualche modo le parti sociali sono state chiamate in causa, direi in maniera molto chiara. Chiede collaborazione, condivisione, per uno sforzo comune. Presidente. Sì, allora, oggi come hai detto prima abbiamo il vantaggio di aver se sentito il parere e l'opinione e il programma della parte pubblica nella ricostruzione. Il mio intervento però lo farò sì, come hai detto giustamente, come presidente del CNCE, ma io rappresento anche gli imprenditori e Esattamente. nelle dichiarazioni del sottosegretario abbiamo proprio visto quanto sia richiesto un ruolo fondamentale nell'imprenditoria del futuro. Come presidente della CNCE degli enti bilaterali non posso che accogliere favorevolmente l'invito e anche l'urgenza che ha dato, l'importanza che ha dato il commissario ai futuri incontri che dovremo fare per stabilire delle regole certe che si possono adottare e che possono avere un'efficacia reale sul territorio. Sappiamo benissimo quali sono i pericoli possono venire nelle zone delle ricostruzioni, quanti appetiti ci possono essere più o meno leciti, perciò il nostro lavoro come parti sociali sarà proprio quello di tutelare al massimo le imprese e i lavoratori in una determinata tipologia contrattuale e una determinata tipologia di lavoro per il futuro. Non ho detto a caso anche nel contrattuale perché purtroppo, magari non è sfuggito un po' al commissario, ma dai primi interventi che abbiamo visto nelle zone del cratere, vediamo quanto sia prassi comune e quasi consolidata il fatto che il contratto dell'edilizia sia quasi un optional nell'appalto dei lavori e nei lavori nell'assegnazione dei lavori che vengono fatti. Ecco, per noi invece, proprio per le caratteristiche che il contratto dell'edilizia richiede ai soggetti che dovranno andare a partecipare, riteniamo che proprio questa, l'importanza dell'applicazione del contratto mi garantisce poi la possibilità
di avere una selezione di soggetti che possono intervenire nella ricostruzione che devono avere determinati requisiti sia dal punto di vista qualitativo ma anche della sicurezza della formazione che, lasciatemi anche essere un po' presuntuoso, che solo il contratto di edilizia dà, perché gli viene richiesto, ci è stato richiesto dalle normative negli anni passati per avere la risposta a determinati problemi e noi riteniamo che il contratto può permetterci, se il contratto viene applicato noi potremmo fungere e dare quel servizio e quell'aiuto alla parte politica del commissario per avere ancora più forti ad alcuni limiti e non ultimo, come abbiamo detto nella mia relazione, adesso dovremo affrontare e vedere insieme alle parti sociali e agli esponenti INPS, INEL, Ispettorato del Lavoro, Ministero del Lavoro, per quanto riguarda l'applicazione del DURC sulla congruità. Ne parliamo dopo. Nel secondo giro. Però sì. Ecco, ti rubo ancora due secondi, sì. Invece per quanto mi riguarda, invece l'importanza che ha dato e il punto che è stato colto dal commissario sulla qualificazione e qualità d'impresa. Anche ieri parlando con il ministro, il periodo che avremo adesso nella ricostruzione del terremoto arriva alla fine di un ciclo di crisi per l'edilizia. Questo ciclo di crisi ha smantellato soprattutto le imprese medie del nostro settore, che avevano comunque una struttura, un'organizzazione tanto e quant'altro, e avevano la prassi di usare determinate regole. La crisi ha smantellato e ci è venuto a creare un vuoto. Il problema è, nel prossimo futuro, chi riempirà questo vuoto? È questo che noi dobbiamo cercare come parti sociali e come associazioni di categoria, di cercare di formare e di far intervenire, far crescere, come ha detto giustamente il sottosegretario, di far salire di qualità in alto le imprese e portarle a essere quelle che sono chiamate a dare le risposte del territorio. Questo è il compito che secondo me come associazioni non possiamo non coltivare, non possiamo non avere l'obbligo di farlo, dobbiamo accompagnare e creare delle imprese adeguate che possono rispondere in questo momento alle caratteristiche delle zone del cratere, ma credetemi serviranno per tutto il sistema italiano. Questa è la sfida che secondo me le nostre associazioni artigiani, ANCI, industriali e sindacali dobbiamo avere per il prossimo futuro. Possiamo quindi dire che il cratere e la ricostruzione diventa un laboratorio per rigenerare un tessuto imprenditoriale a dimensione, diciamo, superiore all'attuale, più strutturate, più organizzate, in un mercato però profondamente diverso rispetto a quello, come diceva. No, giustamente. E lasciatemi il termine, questo periodo casca nel momento giusto, cioè noi adesso siamo nel momento, il mercato sta chiedendo un cambiamento alle imprese e alle parti sociali che secondo me non è mai capitato nella storia del dopoguerra in Italia, è venuto adesso per determinate circostanze. Crisi. Beh, lo chiede anche la pubblica amministrazione. Sicuramente lo chiede anche la pubblica amministrazione, anzi su certe regole è più stringente. Infatti una cosa che mi è piaciuta molto del commissario è quella che lei ha legato strettamente i due pezzi del pubblico e del privato, cioè lei ha legato che la ricostruzione come un'opportunità perché la filiera che è legata al mercato cresca, ma insieme alla pubblica amministrazione. Cioè si sperimenti forse anche un modo nuovo di gestire l'attività delle costruzioni tra pubblico e privato. No, questo è, sì, direi, uno dell'aspetto fondamentale. Un punto fondamentale. Chiedo a Stefano Macale, così, perché abbiamo parlato di parti sociali, le parti sociali sono due, cioè una parte imprenditoriale ed una parte di rappresentanza del mondo dei lavoratori. Ecco, commentiamo quello che ha detto il commissario. Diciamo che noi abbiamo avuto anche rapporti con il precedente commissario, quindi partiamo già lavoro svolto in precedenza. E diciamo che la prima sollecitazione al commissario è venuta per esempio sulla ricostruzione delle scuole, sul quale c'è stato il primo accordo con le organizzazioni sindacali. Però è evidente che se il commissario precedente e quello attuale stimolano le parti a trovare una strumentazione per gestire il cantiere che sia diversa da quella ordinaria, oltre alla straordinarietà dell'evento, che è il terremoto, evidentemente la strumentazione che abbiamo non è adeguata. Perché evidentemente il DOL per quel tipo di situazioni non è adeguato e probabilmente un ritorno al DURC
e finalmente un DURC per congruità sono gli strumenti necessari per gestire quell'area, dove arriveranno tantissimi finanziamenti, si parla che sarà il più grande cantiere d'Europa per i prossimi 15 anni, dove ci sarà un grande flusso di manodopera. Chiaramente faccio il vicepresidente, ma rappresento anche insomma, la parte certo. sindacale, però sull'utilizzo del contratto edile non posso che essere d'accordo con il presidente. La cosa che sembrava pleonastica scritta sul primo accordo è che per la ricostruzione il commissario si impegnava a inserire nei bandi l'utilizzo del, e l'obbligo dell'utilizzo del contratto collettivo nazionale edile, che in una ricostruzione post terremoto sembra paradossale scriverlo, eppure siamo stati costretti a scriverlo perché ormai nell'area del terremoto, ma anche negli altri appalti... Un obbligo disatteso, mi permetto di dire, avendo fatto il dossier. Registriamo la presenza di qualsiasi altro tipo di contratto, partendo dall'agricoltura per arrivare ai metalmeccanici e al famigerato contratto dei multiservizi. Noi pensiamo che invece il contratto con cui va gestita la ricostruzione sia appunto quello edile, per le caratteristiche che citava prima il Presidente, ma anche per tutto un sistema di formazione, non fosse altro sulla sicurezza, che il sistema bilaterale riesce a mettere in campo in questo settore. Noi abbiamo per esempio le 16 ore di formazione d'ingresso obbligatorie, che secondo noi rappresentano un fiore all'occhiello di questo settore e che se invece andiamo in altri contratti, i lavoratori chiaramente non svolgono questo tipo di formazione. E se la svolgono, in alcuni casi, non la svolgono presso gli enti bilaterali e a questo a noi non dà la certezza che quella formazione sia svolta in modo serio e certificato come è fatta quella all'interno degli enti bilaterali. Permettetemi una digressione di questi giorni, si applica al contratto collettivo nazionale dell'edilizia anche lì dove si riesce a rinnovarlo il contratto collettivo nazionale dell'edilizia e insomma in questo periodo abbiamo un po' di problemi in questo senso per il rinnovo del contratto. Va bene, me la vedete voi poi in separata sede. Va bene. Adesso invece chiederei a Paolo Pennesi, direttore dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, di dire la sua su quello che ha ascoltato, perché poi invece entreremo nel merito dell'ordinanza 41. Sì, innanzitutto condivido chi mi ha preceduto nella individuazione delle tematiche che rappresentano sostanzialmente un banco di prova. Anch'io credo che sia un, se vogliamo chiamare laboratorio, test, chiamiamolo come ci pare, però questo delle attività nell'ambito del cratere, che per la verità può fare anche tesoro di quello che è successo già qualche anno fa all'Aquila, dove inizi e forme di sperimentazione di modelli di approccio diversi in qualche modo si sono già avuti, quindi non partiamo evidentemente da zero. Certo. Ma per quello che ci riguarda sostanzialmente è il monitoraggio delle patologie. Devo dire che su questo abbiamo già cominciato ad attrezzarci abbastanza, anche perché devo riconoscere che anche il presidente Zingaretti ha subito messo in piedi una serie di iniziative e ci ha allertato già da tempo per una forma di task force su quel territorio per gestire le attività della ricostruzione, e dove le tematiche fondamentalmente sono quelle che per quello che ci riguarda abbiamo sentito. Insomma, io spero anche, lo diceva prima il commissario straordinario, ma spero anche che ci sia anche la possibilità di dare una smentita ai tanti scettici, per esempio sul tema della congruità. Scettici anche dichiarati e riconosciuti. In un recente incontro che abbiamo fatto col presidente dell'INPS nella presentazione di un progetto sulla banca dati degli appalti, il presidente dell'ANAC Cantone ha richiamato e detto molto, molto esplicitamente che lui era fortemente contrario a questa nozione di congruità perché non la vedeva facilmente declinabile. Detto da Cantone è una affermazione di peso, però io credo che invece proprio nel settore dell'edilizia, perché della congruità se ne parla da decenni, e voglio dire proprio le casse edili ne sanno benissimo, perché i primi tentativi di sperimentare proprio, se non ricordo male, in Abruzzo la nozione di congruità rispetto a quella contributiva è
come dire, una realtà. E io credo che nell'edilizia, forse più che in altri settori, invece sia possibile arrivare a declinare, e ricordo anche degli avvisi comuni fatti negli anni, poi non, come dire, arrivati a piena maturazione, certo, forse nemmeno a piena propria maturazione, però io credo che è un'occasione ulteriore, perché io non credo che la innovazione, invece, secondo me è importante, continuare il codice degli appalti vada lasciata cadere, vada persa. Il legislatore è arrivato a parlare di congruità, l'incapacità di dare poi una concreta declinazione a questo sarebbe diciamo così, un'occasione sprecata, e invece qui si può fare. L'altro elemento, lo sottolineava il vicepresidente Magale, qui la fuga del contratto è un altro elemento per noi di assoluta priorità. Ecco, noi stiamo predisponendo questo che secondo me è un po' un tentativo di mettere a sistema un po' di questioni che riguardano, per la verità, anche le tematiche della salute e sicurezza. Per le attività ispettive svolte nell'ambito di quei territori stiamo predisponendo, proprio per gli ispettori, una specie di scheda riassuntiva dove vogliamo monitorare puntualmente le patologie e i fenomeni che andiamo a riscontrare, che vanno appunto da quello dell'applicazione contrattuale, da quello della, appunto, congruità, non congruità, legata evidentemente anche al tema dell'applicazione contrattuale, ma anche gli altri problemi, le altre problematiche legate agli appalti non genuini, e cioè parlo dei meri appalti di manodopera, che comunque non mancano mai, insomma è un fenomeno, lo dicevo anche in più occasioni in altri mondi, ma in edilizia rimane costante, più 49% nei ultimi due anni significa che è un fenomeno, cioè degli appalti non genuini, degli appalti illeciti, appalti di mere prestazioni, che non può essere lasciato, come dire, piacerebbe poterlo dire, ma in realtà non è così, legato alla migliore capacità del personale ispettivo di intercettarli, e che è un fenomeno in crescita, della destrutturazione dei processi produttivi anche nell'edilizia. L'edilizia è storico, ma si era arrivati negli anni a un approdo, diciamo così, ormai abbastanza consolidato delle attività legittimamente date in subappalto. Oggi questo non è più in termini fisiologici e diventa in termini patologici. E poi anche fare un osservatorio su queste originali forme, direi, di invenzioni anche contrattuali particolarmente originali, perché assistiamo di tutto. Viene in mente il fenomeno delle associazioni temporanee di lavoratori autonomi o da altre formule originali di questo tipo, che per noi sono assolutamente di prioritario interesse nell'ambito dell'analisi ispettiva, o le forme di prestazioni, di modalità di prestazioni dell'attività, perché insomma immaginare che si possa organizzare da parte di strutture cooperative, imprese che fanno montaggio e smontaggio ponteggi con tutti i lavoratori sedicenti autonomi è un altro elemento abbastanza originale sui quali, come dire, noi abbiamo idee differenti. Bene, ho usato parole non genuini, sembra di stare a un convegno di agroalimentare, e poi invece appunto di originalità, creatività. Noi siamo un paese molto creativo e originale. Certe volte questa cosa, come dice lei, diventa una patologia invece che essere un valore, quindi forse su questo bisogna intervenire, e qui poi si apre un grande ragionamento tra il rapporto prevenzione e controlli, che chiama in casa le scelte sul codice degli appalti, sul ruolo dell'ANAC, ma questo è un altro tema, è un altro convegno probabilmente. Invece vorrei sentire Ferdinando Montaldo, della Direzione Generale dell'INPS, il suo commento e come l'INPS gioca una partita in qualche modo sul processo di ricostruzione e su questa, chiamiamolo così, laboratorio che si apre, che può essere molto utile proprio in prospettiva per l'intero paese. Prego. Ecco, guardate, sicuramente l'istituto, anche in stretta collaborazione con l'INAIL e con il sistema delle casse edili, in questa importante, in questa straordinaria attività, svolge un ruolo rilevante nella definizione, voi sapete, di quello che è la situazione della regolarità contributiva delle imprese che
operano, stanno operando, opereranno anche per il futuro nella, nella ricostruzione. Noi utilizziamo lo strumento è già operativo, perché è operativo da tempo, insomma, ecco, l'abbiamo in qualche modo adattato con pochi adattamenti a quelle che è la situazione della ricostruzione del sisma del 2016, ma è sostanzialmente lo strumento del DURC online, quindi quello della, con tutte quelle che sono le strumentazioni che poi gli imprenditori del settore, le associazioni del settore conoscono già fondamentalmente, quindi uno strumento che consente in modo quanto più agevole possibile di poter acquisire da parte direttamente dell'imprenditore o da parte della stazione appaltante, anche sulla base di quelli che sono gli obblighi in capo alla stazione appaltante, la situazione di regolarità contributiva complessiva, che quindi riguarda gli obblighi INPS, riguarda gli obblighi INAIL, riguarda gli obblighi verso il sistema poi delle casse edili. Questo, da questo punto di vista, direi che non rileviamo, almeno come istituto, problematiche relative all'applicazione di questo strumento nell'ambito della situazione, nell'ambito di quella che è l'attività straordinaria e importante di ricostruzione che in qualche modo è stata già avviata e che si svilupperà poi per il futuro. Ovviamente come istituto non ci sottraiamo a poter fornire un importante contributo nello sviluppo di quelli che poi possono essere gli ulteriori strumenti, oltre ovviamente al DURC online, che fotografa ovviamente la situazione dell'impresa sulla base di quello che l'impresa stessa ci dichiara, ovvero anche sulla base di quelli che poi sono gli accertamenti che possiamo operare noi, INL, INAIL e così via, sulla base di strumenti di natura ispettiva o strumenti di natura amministrativa. Dicevo, non ci sottraiamo come istituto ovviamente a poter dare il nostro contributo in termini di informazioni, cioè sfruttando quello che è il sistema poi delle informazioni proprio delle banche dati dell'istituto. L'istituto ovviamente censisce tutte, proprio per svolgere la sua attività in termini di assicurazioni verso i lavoratori, censisce tutte quelle che sono le modalità in cui si svolge, in cui ci risulta che si svolga quella prestazione lavorativa, quindi rapporti di lavoro, contratti applicati, tipologie di contratti di lavoro, ovviamente quella che è la dimensione complessiva anche della massa retributiva che viene dichiarata dall'impresa nell'ambito delle denunce contributive. Quindi anche ai fini stare su quelle che mi sembrano le questioni che poi saranno di particolare attualità per il futuro, anche ai fini di quelle che poi sono tutte le ulteriori misure in termini di perfezionamento dell'indice di congruità di queste imprese, DURC di congruità, l'osservanza, il rispetto dei contratti collettivi nazionali, dei contratti territoriali, tutte le basi dati, tutte queste informazioni di cui disponiamo possono essere opportunamente sviluppate, elaborate e messe a disposizione perché costituiscono uno strumento per potenziare e valorizzare tutte quelle che sono le misure che saranno pensate, strutturate nell'ambito dei criteri di attuazione dell'indice di congruità, del DURC di congruità, così anche per quanto riguarda un'attenzione più stringente all'osservanza da parte di queste imprese dei contratti collettivi nazionali e territoriali. Grazie. Direttore Cariola. Sì, innanzitutto ringrazio e faccio gli auguri alla Commissione con la quale abbiamo lavorato tanti anni. Per i 40 anni. Speriamo di rivederci, diciamo così, fra i prossimi 40 anni. Non so se ci saremo noi, la Commissione sicuramente sì. Comunque è un buon augurio. Perché la regolarità delle imprese sono, diciamo così, una tematica costante. Ovviamente noi come INAIL siamo molto interessate a quello che era l'obiettivo del sottosegretario, cioè dire della crescita delle imprese. Per noi ovviamente vale tanto il discorso della sicurezza. Un'impresa regolare generalmente è un'impresa che è anche sicura, un'impresa che sta investendo sulla sicurezza, sul lavoro e che quindi presenta poi bassi indici infortunistici. Da questo punto di vista l'Istituto in generale lo fa con tutte quante le imprese, sta accompagnando, diciamo così, questo
processo di rigenerazione, forse è una parola troppo grossa, perché le imprese da sé stanno, e lo dimostrano gli indici infortunistici sempre in calo negli ultimi anni, le imprese in generale stanno investendo in sicurezza. Gli ambienti di lavoro non sono gli ambienti di lavoro di 40 anni fa o di 30 anni fa, la situazione, diciamo così, migliora costantemente. E su questo l'Istituto è impegnando, aiutando le imprese, aiutandoli ovviamente con delle riduzioni sui premi o con degli aiuti specifici su dei progetti che le imprese poi possono mettere in atto in ambito della sicurezza sul lavoro. Ovviamente questo si accompagna ad un progetto che già è in atto da tempo, che è quella sulla formazione della sicurezza. Le nostre strutture regionali sono a disposizione e ovviamente possono lavorare assieme con le casse, assieme con i soggetti che sono interessati, con le imprese, a fornire quell'aiuto, quell'ausilio che è necessario ovviamente perché nei cantieri si possa lavorare in sicurezza. Tra l'altro c'è un progetto, credo che il sistema bilaterale delle costruzioni ha lanciato all'INAIL proprio come sistema trasversale, come insieme su tutti gli aspetti, sicurezza, formazione, certo, garanzie. Certo. No? Quindi ovviamente c'è una collaborazione anche in atto. Assolutamente. Un po' di ovviamente poi noi come istituto non abbiamo delle competenze specifiche, perché poi tornando al discorso poi dei controlli della capacità, e quindi venendo alla seconda parte della sua domanda, la parte poi dei controlli sulla sicurezza dei cantieri, oltre a quello che può fare nei limiti in cui può fare l'INL, l'ispettorato, quindi la funzione di vigilanza, la materia poi della salute e della sicurezza sui cantieri investe le strutture regionali, il sistema sanitario e quindi le ASL, che hanno una competenza specifica sulla materia. Ovviamente l'altro aspetto importante per noi è quello della regolarità, lo diceva il collega dell'INPS. Ovviamente oggi la regolarità è una regolarità facilmente acquisibile. Il DURC online è una realtà che abbiamo messo in atto da poco tempo, però funziona, dà immediatamente, diciamo così, delle risposte su quella che è la regolarità, ovviamente costruita su quelle che sono le basi su cui si fonda questo tipo di regolarità. Quello che voglio dire, c'è anche dei limiti. Non pensiamo che questo strumento della regolarità o del DURC online riesce a far uscire fuori o a tirare fuori le situazioni. Come si diceva un momentino fa, oggi è un riscontro fra il dichiarato e quello che effettivamente poi l'impresa sta facendo. Anche perché questo, da un lato abbiamo alleggerito ovviamente gli adempimenti a carico delle imprese, l'abbiamo semplificato il rilascio del DURC rispetto magari a quello che era il DURC di qualche anno fa. Faccio un esempio: noi qualche anno fa in sede di rilascio del DURC avevamo anche una possibilità ulteriore di controllo, che non era la congruità di cui stiamo parlando oggi, ma era la congruità del rischio che veniva dichiarato dalle imprese. Oggi in un appalto, in un cantiere, ovviamente intervengono più soggetti, intervengono più imprese, e non è detto che dal punto di vista del rischio dichiarato e quindi dei premi pagati siano delle imprese che si siano comportate tutte in maniera adamantina o tutte, diciamo, hanno acquisito quella dovuta conoscenza nel tempo, di know-how, di modo di procedere, eccetera. Noi nel passato riuscivamo a fare anche un controllo, perché però era un controllo di merito che non poteva essere affidato ai sistemi online, che era di andare a vedere se in relazione all'appalto a cui quell'azienda stava partecipando, in realtà aveva noi dichiarato da tempo quel tipo di rischio, stava lavorando in quel determinato settore. Oggi questo tipo di controllo capillare, stretto, attraverso il DURC online, diciamo, noi l'abbiamo perso. Oggi la regolarità è una regolarità sull'adempimento. Funziona, è semplice, consente ovviamente di contrastare quei soggetti che ovviamente non adempiono a quelli che sono gli obblighi contributivi o in materia di premi assicurativi, ma non va oltre questo. Questo lo dico perché bisogna essere anche coscienti di quelli che sono i limiti che gli strumenti che sono a nostra disposizione oggi ci consentono, diciamo così, poi di raggiungere come efficace.
Indubbiamente, come già detto nell'ordinanza 41, probabilmente, anzi sicuramente, il ruolo grande lo potranno giocare nelle casse attraverso questo trucco di congruità che, appoggiandosi sulla regolarità, ovviamente fornirà delle altre indicazioni sulla questo manodopera. Adesso magari entriamo ovviamente, un po' negli elementi del merito. Condivido e assolutamente stiamo sulla stessa linea dell'INPS, l'istituto metterà a disposizione, ma è su un altro fronte, su un'altra linea di attività, può mettere a disposizione ciò che le imprese che ovviamente partecipano partecipano ai lavori, quello che le imprese nel tempo hanno dichiarato all'istituto, il nostro patrimonio di banche dati sui rischi dichiarati o sull'esperienza, diciamo, che dal punto di vista nostra sugli indici infortunistici sono tutti dati a nostra disposizione, che però esulano dal versante, dalla linea di attività Durkheim. Questi ovviamente come strutture pubbliche, certo. Sono a disposizione ovviamente delle autorità competenti. Ecco. Una delle questioni rispetto, e quindi arrivo adesso all'ordinanza 41, una delle questioni centrali, mi sembra, rispetto al testo dell'ordinanza è il ruolo, cioè sembra che la congruità sia una questione solo delle casse edili. Cioè, leggendo l'ordinanza, sembra di dire, va bene, c'è il Durkheim, si attiva l'appalto, il Durkheim consente di partire, poi si verifica in corso d'opera, ma nel momento in cui io sono impresa devo chiedere il SAL, oppure devo chiudere poi l'appalto, diventa obbligatorio sia sul mercato privato che su quello, quella è una cosa molto importante, perché riguarda sia i lavori privati che i lavori pubblici. A quel punto la cassa edile deve attrezzarsi e deve garantire un certificato di congruità. Quindi al centro della regolarità non c'è tanto, diciamo, il sistema pubblico, ma diventa il sistema delle casse edili. Cioè questo, quello che penso che voi discuterete nei tavoli che continueranno, anche perché il 6 gennaio dovremmo avere, noi siamo un paese dove noi ci diamo le scadenze, ma poi le proroghe sono sempre più lunghe del periodo di scadenza, e quindi chissà se il 6 gennaio avremo l'accordo. Io ho qualche dubbio, ma comunque questo è stato scritto nell'ordinanza, quindi l'impegno della commissaria, mi sembra, la commissaria è molto agguerrita, quindi può essere che riesca, dipende molto da tutti. E, però ecco, questo è un nodo, cioè l'INPS, INAIL, l'Ispettorato del Lavoro, rispetto al tema della congruità, come dire, stanno a guardare oppure il ruolo della cassa edile deve integrarsi? Questa è la prima. La seconda domanda, che mi sembra molto importante, voi avete parlato tutti di banche dati. Parliamo tanto di digitalizzazione, di tecnologia, di innovazione, ma è possibile che non ci sia un modo per cui, al di là di sapere che esistano delle banche dati, non ci sia un modo per cui quest'incrocio tra i diversi dati diventa anche, come dire, vi sono dei parametri che consentano poi di parlarsi facilmente? Perché spesso le banche dati vengono progettate ognuna secondo criteri propri. Oggi avere l'omogeneità del linguaggio sull'informatica, pensiamo al BIM, dove ci sono anche lì dei problemi rispetto ai software, cioè diventa essenziale, perché se no noi parliamo di cose che poi non possiamo realizzare e praticare. Quindi anche questo è un altro aspetto, no? Quindi direi che abbiamo il problema del ruolo, abbiamo il problema del la gestione del dato e della integrazione del dato. Poi abbiamo l'altro discorso, è fondamentale. L'ordinanza dice dobbiamo definire le modalità di calcolo dell'incidenza della manodopera nello specifico cantiere. Quindi quali sono i parametri con cui io decido se sei congruo o non sei congruo? Noi abbiamo una tabella di parametri nazionale, abbiamo dei parametri che in alcune realtà, penso all'Umbria che è stata una delle prime che ha avviato un processo di congruità che funziona, che invece ha dei parametri un po' diversi. E la domanda è, ma ci sarà una terza tabella di parametri specifica sull'area del cratere? O addirittura c'è una frase strana che dice le modalità di congruità della manodopera nello specifico cantiere.
quasi che ogni specifico cantiere costruisce il suo parametro? Cioè, su questi temi, che mi sembra sono, diciamo, fondamentali, perché se non sciogliamo questi nodi, mi sembra difficile che si possa poi avere una trasparenza nella gestione della congruità. Io chiederei a tutti di esprimersi su questo. Comincerei dal Presidente e rifarei il giro, come si dice. Comincio io a espormi. No, l'argomento, già dalle domande che ha posto e dagli chiarimenti che ha chiesto, è importante ed essenziale per il futuro dei lavori che verranno svolti, non solo a mio avviso nel cratere, ma come ho continuato a dire nella relazione anche dopo qua, cioè il cratere deve essere il punto di partenza per un nuovo modo di affrontare il cantiere, di affrontare l'edilizia, sia da un punto di vista di regole, di regolamenti, sia da un punto di vista di capacità di impresa e di modernizzazione sia dei materiali, di uso di materiale, anche delle fasi lavorative. In specifico su quello che hai chiesto, specifico. In primo luogo, per quanto riguarda il DOL, come ha detto giustamente e quando si parlava prima sia il rappresentante dell'INPS e dell'INAIL, il DOL è uno strumento che ci ha dato una velocità di dare delle risposte immediate in fase di richiesta per partecipare ad appalti, però, e noi come Casse Edilio sappiamo benissimo, ci ha lasciato delle lacune e ci ha messo anche qualche volta nell'impossibilità di avere ulteriori controlli. Lo sappiamo e proprio perché ne siamo consci, sappiamo che dobbiamo migliorare anche questo strumento. Difatti, guardate che io mi sono trovato ancora a parlare con i presidenti di INPS e INAIL, ma nei loro istituti sta andando avanti il progetto del DURCOL per cantiere. Cioè, quando noi parliamo di edilizia, a mio avviso dobbiamo avere qualcosa di specifico e di diverso da altri settori, pur comunque, lasciatemelo dire, garantendo una velocità di risposta che altrimenti mette in difficoltà nel partecipare a gare o a ricevere pagamenti, che già sappiamo quanto sia difficile. Però allora, la possibilità e mi rifaccio a quanto previsto l'articolo 41, cioè l'applicazione della congruità. Come ha detto prima il dottor Pennesi, anche per questo istituto non partiamo da zero. Abbiamo nei nostri territori, in determinate realtà, delle prassi che sono state adottate e già invece a fase contrattuale abbiamo già fatto dei passi avanti. Non so se sarà il terza tabella o se sarà il terzo... Ma voi siete favorevoli a una terza tabella o pensate che invece si debba in qualche modo partire da qualcosa che già esiste? Qualcosa che già esiste operativo qua là l'abbiamo in territorio che è stato quello dell'Umbria, e dopo qualcosa è stato fatto nell'Emilia Romagna, però già capiamo che questi due sono diversi uno dall'altro, perciò è difficile in questo momento dire è meglio questo e meglio quello. Noi li abbiamo esaminati, ci confrontiamo spesso con i rappresentanti dei territori, per un territorio così vasto, per delle esigenze e per, a mio avviso, che quello che creiamo dovrà essere esportato a livello nazionale in un prossimo futuro, comunque secondo me si può perfezionare uno e vedere di entrarci bene in modo che sia propedeutico per tutto. Sono d'accordo con l'urgenza, spero che, e da quello che, conoscendo anche il commissario, sicuramente la data del 6 non sarà quella definitiva, perché purtroppo è immediata. Ci sono vacanze di mezzo. Però se noi intendiamo che la data del 6 possa essere prorogata, e lasciatemi la battuta, diventa il 15, ci va bene. Se diventa il 6 dell'anno dopo, capiamo che qualcosa non va. E gli strumenti ci sono anche per fare breve, trovare a breve questa soluzione. Però, guardate, lo sai bene, ci sono dei progetti che sono stati avviati anche nel territorio di collaborazione fra i nostri enti bilaterali, il CNCPT, il Formed, la Cassa Edile,
In alcuni territori, e io magari invito le casse edili a fornirci e le associazioni di categoria a fornircelo, perché avrei piacere di portarlo in questo periodo. Ci sono delle dei progetti di collaborazione dove i nostri organi bilaterali collaborano con gli ispettorati del lavoro, con l'INPS, l'INE, scambi dati, scambi di informazioni, monitoraggio dei cantieri, cantieri visitati, cantieri non visitati, presenze, che sono delle eccellenze che a mio avviso dovrebbero sì in questo momento dire: bene, questa eccellenza la prendiamo e cerchiamo di portarla come strumento che può essere utilizzato per tutti. E noi come CNC siamo già arrivati ad avere delle convenzioni pronte per le firme, per esempio con l'INPS per lo scambio dati, ed è un'importanza anche per il nostro settore avere la possibilità di avere scambio immediato dei dati per il controllo delle nostre imprese. Noi sappiamo che abbiamo la difficoltà di sapere non solo se l'impresa è iscritta o no alla cassa edile, ma come è iscritta, con quanti dipendenti, com'è il confronto fra l'iscrizione alla cassa edile e l'iscrizione dell'INPS, perché comunque abbiamo l'illusione di versamenti. Cioè, tutto questo c'è la possibilità di averlo, però io insisto su un presupposto: cioè, gli strumenti li abbiamo tutti, le regole possiamo definirle nel giro di brevissimo e applicarle a pieno, siamo d'accordo. Però giochiamo tutti nello stesso terreno, cioè nel terreno del contratto dell'edilizia, perché se io metto regole ferme, mi metto che il fuorigioco è qua, che il rigore viene tirato così, che la barriera sta a 9 metri, ma questo vale solo per il 40% dei calciatori, mentre gli altri 16 possono giocare giocando di mano, buttando il pallone, capiamoci che è difficile. Allora, se noi definiamo che in un terreno, nel territorio nazionale, per gli appalti si applica il contratto dell'edilizia, dopo troviamo il sistema per cui altre realtà imprenditoriali possono, perché la tipologia del contratto prevede che il 60% e più industria, vediamo, ma partiamo da una base che si applica al contratto dell'edilizia. Allora definiamo tutte queste norme certe, riusciamo ad avere scambi dati, riusciamo a fare tutto, vincoliamo bene, creiamo l'impresa tipo per il futuro, sia dal punto della regolarità, come insisto, e sono d'accordo con quanto detto prima, precedentemente, le imprese stanno investendo nella sicurezza. Noi abbiamo dei livelli, faccio sempre l'esempio, e anche qua, e parlo alla mia associazione, premiamo o non premiamo chi investe nella sicurezza? I modelli organizzativi che il CNCPT ha cercato di sponsorizzare vengono fatti nei territori, ma li premiamo, diamo un rilievo a chi li ha fatti e chi segue questa strada, oppure no? Quando dicevo prima, la fascia delle imprese che vogliamo creare, certo, altrimenti li creiamo in un'altra maniera. Ecco, tutto questo lo facciamo testa bassa, lavoriamo su questo fronte, ma il terreno deve essere uguale per tutti, il contratto di edilizia in partenza. Sì, il problema non è facile, perché no, lo dico perché se noi andiamo a leggere come funziona oggi il sistema degli appalti pubblici e quali sono i criteri con cui si selezionano le imprese, è molto più facile che vinca un'impresa di produzione di materiali che non un'impresa edile, oppure che sia un impiantista piuttosto che un'impresa edile. Perché, e su questo, no, chiudo e poi ti do la parola. No, questo pone un problema enorme, che è quello di capire che cos'è oggi il mercato delle costruzioni. E soprattutto quando uno parla di impresa tipo, probabilmente noi abbiamo delle diverse tipologie di impresa che dobbiamo capire chi sono, quali sono e che cosa fanno. E quindi su questo poi in qualche modo inserirle rispetto ad un contratto unico in cui, quindi, perché si parla tanto di concorrenza anche nella selezione degli appalti, no? Cioè uno dei compiti dell'ANAC è garantire che ci sia una concorrenza trasparente, ma una concorrenza trasparente spesso è formale, non è assolutamente reale. Per cui su questo anche qui ci apriamo forse un altro argomento che sarà un altro oggetto di un'interessante riflessione su sì, questo. Ma solo senza sì, sì, no, io lo dico perché ci sono delle complessità poi intorno a questi temi che purtroppo vanno ormai risolte. Ormai vediamo benissimo negli appalti pubblici, e come hai detto giustamente prima, se cominciamo anche ad andare avanti nella distinzione sempre minima fra appalto pubblico e lavoro privato, perché anche qua, cioè, l'appalto pubblico ha determinati paletti, va bene tutto, dopo entriamo nell'80% dei lavori nazionali che è edilizia privata, certo, e là va bene tutto. No, allora cominciamo a ragionare che le regole devono valere per tutto il settore degli appalti. Sono d'accordo sul discorso che certi appalti e la concorrenza deve essere aperta a tutte, dobbiamo rivedere certi appalti, perché certi appalti noi imprese, l'impresa edile ha la minoranza di partecipazione nell'appalto.
Però anche lì dobbiamo capirci, perché siccome, dopo chiudo perché sì, probabilmente è oggetto di altri, argomenti, però se io ho un appalto da 10 milioni di euro, per esempio, e il lavoro edile è per il 2 milioni di euro, mentre il lavoro meccanico, per esempio impianti e quant'altro, è per gli altri milioni, però devo anche capire, perché molte volte questi 8 milioni di euro sono fatti da forniture, perché sappiamo benissimo che nella fornitura di materiale certo, tecnologicamente avanzato, ma allora la mano d'opera, che cioè, capiamoci anche lì, l'incidenza maggiore è il fatturato e l'incidenza maggiore, cioè, no, infatti, queste regole però dobbiamo dircelo una volta. Dobbiamo trovare i criteri che siano quelli giusti, sì, sì, e sì, non formali. Io allora però farei una cosa, continuerei di là e lascerei poi a Stefano Macale di fare un po' di riflessione un po' finale. Prego. No, io intervengo sul discorso che diceva un momentino lei sui dati, sulle banche dati a disposizione dell'amministrazione, eccetera. Sono abituato sempre a ragionare in termini di apporto concreto rispetto ad una finalità. È ovvio che le banche dati di ciascun istituto nel paese sono state costruite nel tempo sulla base di quelle che sono le esigenze di ciascun istituto. Certo. Questo è indubbio e questo costituisce un limite con cui poi anche quando vengono messi in atto dei meccanismi di colloquio, di interoperabilità, dei sistemi o quant'altro, però hanno, diciamo così, dei vizi originari che sono legati al fatto che ciascun istituto, ciascuna istituzione ha una mission e i dati che acquisisce sono legati alla propria attività. Peraltro non è neanche corretto, perché non è neanche corretto gestire dati che non sono assolutamente indispensabili a quella che è la finalità di un istituto. Perché questo significa avere o un'idea del Grande Fratello, di una pubblica amministrazione che è in grado di controllare tutto e qualsiasi movimento del soggetto, o invece di un'amministrazione che sia il quanto più possibile leggera ma efficace nella sua azione. Per cui i dati dovrebbero essere quelli indispensabili. Da questo punto di vista, i dati che l'istituto può mettere a disposizione, diciamo, rispetto al discorso della congruità, sono alquanto limitati, perché noi non è che conosciamo gli appalti. Certo. Noi sappiamo le masse retributive che quella impresa ci ha dichiarato in un anno, e questo è un dato che possiamo mettere a disposizione. Conosciamo che cosa, non conosciamo i singoli lavoratori, se non gli infortunati, ma su questo magari può venire in aiuto la banca dati INPS. Quindi voglio dire, da un sistema d'insieme si possono acquisire degli elementi. Ma voi fate però anche le visite in cantiere? Indubbiamente. E acquisite informazioni? Sono tutte informazioni. Difatti, dicevo, la parte dei controlli, che è una controlli a posteriori, può certamente, al fine di creare un sistema di qualità e scoraggiare, diciamo, comportamenti elusivi, mettere su un sistema di controlli più efficace sul settore forse è la strada migliore, anche perché la disciplina sugli appalti, sui cantieri è abbastanza evoluta, ci sono una serie di obblighi che gravano su chi gestisce, su chi mette in atto, diciamo così, il cantiere, che deve rispettare. Quindi le banche dati costruiscono, diciamo così, certamente una ricchezza che aiutano questo percorso, però bisogna lavorarci sopra, non è un discorso nel giro poi di 12 ore l'indomani mattina, perché significa investire, significa... È correttissimo quello che lei dice. Bisogna camminare con i piedi per terra. Ecco perché dicevo che in questa fase noi possiamo mettere a disposizione i dati che abbiamo, ma forse chi deve lavorare sulla congruità, sul singolo appalto, sul cantiere, forse nel caso specifico, diciamo, l'apporto che può dare l'istituto è relativo. Così come sul DURC di cantiere in generale, io ci domandiamo tante volte, ma è importante per l'impresa conoscere l'impresa nella sua totalità. La regolarità deve essere un discorso di regolarità complessiva dell'impresa, perché purtroppo noi tante volte con fenomeni diversi osserviamo che magari su determinati stabilimenti i premi vengono pagati, su determinati altri stabilimenti ci sono delle situazioni di evasione. Ora, quindi, se noi vogliamo andare su quello che era l'obiettivo del sottosegretario, ci dobbiamo
cercare di far crescere il sistema delle imprese nella loro totalità, quindi dobbiamo sempre, a mio avviso, guardare l'impresa. Poi il discorso dell'appalto, della congruità dell'appalto, certamente è un discorso che ha una sua grande validità, e certamente il contratto collettivo io ritengo che sia uno dei parametri che garantisce parità di trattamento di tutti e livelli adeguati, diciamo così, nei confronti del lavoro per della giusta remunerazione, diciamo così, dei lavoratori. Però ripeto quello che dicevo, quindi bisogna procedere con molta attenzione, essere molto pragmatici sulle cose che possono essere fatte. Ognuno di noi può mettere a disposizione le informazioni che ha e non quelle che certamente non dispone. Diventa difficile. Sembra una... Quindi dicevo, su quella che è la congruità, io su quella che è la regolarità, noi come istituto preferiamo sempre guardare alla regolarità nella sua interezza dell'impresa. Perché a volte sì, ci sono imprese che hanno tanto, perché lo riscontriamo tutti i giorni, e certamente creare tante posizioni assicurative, quanti sono i cantieri che un'impresa apre nel tempo, oltre che complicare la vita alle imprese, perché poi le imprese debbono fare una serie di adempimenti, certo. Io apro tanti rapporti assicurativi, quanti sono i cantieri, certo, che vado aprendo nel tempo, noi poi alla fine diventiamo un costo anche eccessivo nei confronti delle imprese stesse, perché gli adempimenti crescono. Peraltro si presta a forti fenomeni o rischi di elusione, perché se ognuno decide di pagare su quale rapporto assicurativo o su quale posizione assicurativa. Quindi secondo me va conservato così come ora il sistema della regolarità, perché l'impresa, così come deve attuare delle politiche di sicurezza che riguardano l'impresa nella sua interezza. Non possiamo noi pensare un'impresa che in determinate parti d'Italia mette su delle politiche, in altre realtà locali dove magari i poteri di controllo della pubblica amministrazione sono più stringenti, atto a altre politiche di sicurezza. Le politiche di sicurezza debbono essere uniforme, così come la regolarità deve essere un connotato dell'azienda nella sua totalità. Poi certamente, ma su questo mi pare che l'ordinanza è abbastanza chiara, bisogna poi lavorare ovviamente sul cantiere, vedere la congruità, come gestirla, elaborare una serie di indici che ci aiutano a uscire fuori da quello che poi il presidente dell'ANAC vedeva con grande, forse con una nebulosità, perché ancora magari non l'ha elaborata. Lei è molto diplomatico, mi piace. Prego, lei sì. Allora, io sono assolutamente d'accordo col collega Cariola, il DURC online deve assolutamente guardare quella che è situazione complessiva dell'impresa, perché oggettivamente non avrebbe senso guardare la regolarità contributiva di un cantiere, di un appalto, di una determinata attività e non vedere che l'impresa magari ha debiti contributivi in relazione a tante altre attività, a tanti altri cantieri. Oggi il DURC online è strutturato così, e tra l'altro voi sapete che DURC è particolarmente delicato per la stessa vita di un'impresa, quindi più lo complichiamo, noi l'abbiamo semplificato anche per poterlo diffondere quanto più possibile. Oggi il DURC online è molto diffuso, è molto utilizzato, quindi non lo utilizzano ovviamente solo le amministrazioni pubbliche, ma si utilizza in tantissime, tantissime situazioni. Nell'edilizia c'è una tradizione, insomma, da sempre di questo utilizzo, per cui la nostra attenzione anche nella rivisitazione, nella rimodulazione anche normativa del DURC online è stata quella di renderlo, come devo dire, più solido e più certo possibile, proprio per evitare che poi anche errori, anomalie dovute anche eccessivi adempimenti possano provocare poi effetti negativi, effetti particolarmente dannosi per la vita di un'impresa. Però detto questo, per il DURC online, ora si diceva, anche io provo a essere un po', come devo dire, pragmatico, come faceva il mio collega, l'INPS ha sicuramente tantissime informazioni, perché voi sapete, poi le dichiarazioni contributive le fate ogni mese, insomma, le vedete.
su una riga che riguarda una posizione assicurativa, possono esserci in un mese fino a 3.000 informazioni. 3.000, sto parlando del singolo lavoratore, quindi le informazioni sono tantissime, perché ormai Uniemens è nata come denuncia contributiva, ma è diventata sostanzialmente il racconto della storia, della vita, del lavoratore, di tutto quello che è successo in quel mese, più tantissime altre cose. Ora, senza dover pensare a situazioni che diventano situazioni complesse da gestire, come quelle, si diceva, del DURC di cantiere e così via, poi vi dico qualcosa su questa questione del DURC di cantiere, DURC appalti, che può essere sviluppato in termini volontari, però oggi già dalle denunce contributive noi sostanzialmente conosciamo dov'è che quel lavoratore ha operato in quel mese. Lo conosciamo perché voi, le aziende, ci indicano esattamente in quale unità produttiva ha lavorato quel lavoratore, in quale cantiere ha operato quel lavoratore e in quale unità operativa, se addirittura quell'unità operativa, il luogo dove si svolge stabilmente, non assurge, diciamo, a nozione di unità produttiva. Tra l'altro siamo in un settore in cui opera il sistema degli ammortizzatori sociali, quindi voi sapete che le imprese sono tenute, per poter poi eventualmente godere degli ammortizzatori sociali, a valorizzare, ad aprire un'unità produttiva laddove quel cantiere abbia una durata prevedibile superiore ai 30 giorni. Quindi sostanzialmente stiamo parlando, come vedete, di condizioni normative che in via generale ci consentono di poter rilevare quali sono le condizioni già di operatività, diciamo, di queste aziende. E quindi da questo punto di vista, cioè, io mettere a disposizione le banche dati dell'INPS, non lo dicevo, come devo dire, per tenerci, come devo dire, all'atere di questo importante processo, lo dico come per dire, le informazioni ci sono, ce l'abbiamo, di diverso tipo, di diverso contenuto, sono informazioni che se utilizziamo in modo, come devo dire, efficiente ed efficace, e quindi sostanzialmente costruendo, e questo probabilmente che il sistema delle imprese, il sistema delle organizzazioni sindacali dei lavoratori deve poter riuscire a conseguire, qui partendo proprio da questa esperienza, da questo laboratorio, ossia quali sono le condizioni, cioè quali sono gli indicatori, quali sono gli indici, perché vedete, cioè dire che in edilizia la manodopera, quindi il costo del lavoro, è uno dei maggiori costi, insomma, è uno dei maggiori oneri produttivi da questo punto di vista. Quindi tendenzialmente anche noi facciamo da tempo come istituto, oggi con l'INL, con il coordinamento dell'INL, facciamo delle rilevazioni per andare a vedere nelle aziende edili quali sono le aziende che rispetto ai ricavi denunciati che vediamo da infocamere hanno un costo complessivo in un anno della manodopera che magari non ci sembra in linea con quelli che sono gli indicatori. Però voi sapete, mi insegnate, che poi le condizioni di operatività di una determinata impresa possono essere le più diverse. Ci sono imprese in cui è fisiologico che il costo del lavoro abbia un'incidenza minore rispetto ad altre. Ci sono altre in cui il costo del lavoro, come dire, copre, non dico quasi tutti i ricavi, ma può arrivare a 60, 70, 80% di quelle che sono le entrate, i ricavi dell'impresa. Quindi queste sono quelle condizioni e queste sono quelle conoscenze che può essere sicuramente utile che il sistema delle rappresentanze, delle imprese e dei lavoratori metta, come devo dire, a fattor comune per poter sviluppare quelli che poi possono essere utili controlli. Vi dico un'ultima cosa, prima si è parlato del DURC di cantiere, del DURC appalti, allora, non che è cosa diversa dal DURC online. L'istituto, l'INPS, metterà a disposizione nei prossimi mesi, anche questo forse potrebbe essere uno strumento al quale si potrebbe in qualche modo guardare, metterà a disposizione nei prossimi mesi un sistema che consente a committente, e qui parliamo sostanzialmente, poi noi l'abbiamo prefigurato nell'ambito del settore privato, quindi a committente e a ditta appaltatrice, di poter rilevare rispetto alle denunce contributive quali sono i dati, le informazioni che afferiscono, che riguardano quello specifico appalto.
Voi sapete che un'impresa può operare per 10 committenti, può lavorare in proprio e così via. Le imprese generalmente producono una denuncia contributiva. Nella denuncia contributiva mensile ci sono dentro tutti i lavoratori, tutti gli assicurati, tutti i lavoratori impiegati. Noi metteremo a disposizione questo nuovo sistema che si chiama Durca Appalti, che consente che cosa? Consente al committente di rilevare che cosa la ditta appaltatrice sta dichiarando per il suo appalto in termini di retribuzione e in termini di contributi previdenziali. Altra cosa, che poi è quella di cui ci occupiamo noi, è quello ovviamente la riscossione di questi contributi. Ma mettiamo in condizione l'impresa di poter, il committente, di poter rilevare costantemente quella che non solo è la situazione contributiva dell'impresa, che già lo fa con il DURC online, ma di poter rilevare sostanzialmente se quell'impresa sta denunciando per l'appalto affidatore quella che è una platea di assicurati, di lavoratori, che dovrebbe essere quella che anche il committente ha predefinito nell'ambito di quelle che sono gli assetti poi dell'appalto. Quindi di rilevare sostanzialmente se a fronte di un lavoro in cui ci si aspetta un'attività di 100 operai, nella denuncia poi ce ne ritrovano 10. Quindi questo è uno strumento che le imprese possono utilizzare volontariamente. Voi sapete che molto spesso i committenti sono interessati a questo tipo di strumento per il problema della responsabilità solidale. Nel momento in cui ci accorgiamo che una ditta appaltatrice non ha pagato contributi per un lavoratore, questi stessi contributi, entro determinati termini, così possiamo richiederli in pagamento al committente. Il committente poi ha pure una responsabilità solidale per quanto riguarda i diritti retributivi del lavoratore da questo punto di vista. Quindi questo tipo di esigenza nasce proprio da un'esigenza da parte delle imprese che operano con magari frequenza quelle che sono affidamenti in appalto. Grazie. No, questa è una informazione importante perché la colloca in qualche modo collegata anche al DURC di congruità, nel senso che ovviamente se l'accesso a queste informazioni potesse essere anche consentito per esempio a una cassa edile, è chiaro che può incrociare i propri dati con quelli della banca dati INPS. E qui torniamo al discorso di parlarsi, incrociarsi, e qualcuno che in qualche modo regolamenta questo sistema in modo tale che sia tutto ben definito, chiaro, e non ci siano un utilizzo, chiamiamo, non legittimo del dato che viene fatto. No, io solo per però sistematizzare alcune cose, perché abbiamo finito per mischiare due cose che sono un po' distinte. Primo è il tema della congruità, sì. L'altro è il tema della regolarità per cantiere, sì. Che sono in qualche modo legati, ma appartengono a due classi, diciamo, concettuali abbastanza distinte, perché da un punto di vista... Diciamo che uno sta dentro l'altro, sì, in qualche modo. Il primo problema era quello che poneva il Presidente, cioè è chiaro che si può cominciare a ragionare in termini di congruità sgombrato il campo dal fatto che la congruità la misuro su quale parametro contrattuale, perché questo è il tema fondamentale, e qui il ruolo delle stazioni appaltanti non è sicuramente secondario, perché è chiaro quello che ci diciamo da anni, che se tutte le stazioni appaltanti dicessero chiaramente nei bandi di gara che per l'effettuazione di quei lavori, dove io non mischierei il tema fornitore, è chiarissimo, ma è chiarissimo da sempre che l'impresa che viene a fare le operazioni di metalmeccanica o di montaggio degli infissi non applica il contratto dell'edilizia, perché questo è scontato mi permetto di dire, da 30 anni, o chi fa le cancellate. Il tema vero è chi fa le opere di ingegneria civile, quelle che il testo unico della sicurezza, campo d'applicazione del 494 di una volta, oggi dell'81, titolo quarto, cioè le opere di ingegneria, sono tracciate quelle sono le opere di ingegneria civile, non è che ce lo dobbiamo inventare. Chi fa le opere di cosiddetta ingegneria civile, uso quella terminologia perché è l'unica di carattere normativo, deve applicare il contratto dell'edilizia. Su questo non è che c'è la possibilità di fuoriuscire, di fare percorsi strani, poi che ci troviamo di fatto a vedere applicato il multiservizi, il metalmeccanico, il commerciale, di tutto, è un altro film, ma quello è il film di quelli che, come dire, prendono strade secondarie. Quindi se il tema è se le stazioni appaltanti chiariscono in modo assoluto ed indiscutibile che per quelle tipologie di opere, che basterebbe la tipologia individuata, l'elenco allegato
al testo di 1981 si deve applicare il contratto di edilizia, questa è un'affermazione pesante, pesantissima, che purtroppo non sta in tutti i bandi di gara, diciamoci chiaramente, ma che se ci fosse ci consentirebbe di ragionare che per quelle attività... Lei sta parlando di ingegneria civile, quindi se io devo fare un bando per una scuola non rientra, giusto? Ma certamente ingegneria civile significa, no, si sono specifiche lavorazioni dove ci sono sostanzialmente le i bandi delle scuole, ho parlato dell'articolo 21, tradizionale. Di 21 scuole lì... Abbiamo visto di tutto. Ma sicuramente, perché vorrei capire, costruire una scuola è mai dubbio? Semmai i dubbi sorgevano e sono sorti in passato su cose diverse. L'installazione di una linea elettrica che prevede parte di opere edili e certo, parte di opere elettriche, quant'è la percentuale? Ma su questo, insomma, è un terreno già arato, cioè dov'è che partiamo da zero? Quindi se il presupposto è valutiamo la congruità partendo da quali elementi e sono chiari che per quelle tipologie di opere e sono che continua a definire ingegneria civile, si apre il contratto dell'edilizia, abbiamo già fatto un passo avanti, certo, quindi si misura su certo, quel contratto. Poi da qui abbiamo a dire, punto fermo, e abbiamo qual punto è la congruità certo, in questo ambito? Facciamo riferimento a un contratto ben noto, dove però sappiamo benissimo che la regolarità, di cui parlava prima Catino Cariola e l'amico Montaldi, è la regolarità. Passare dalla regolarità alla congruità richiede, come dire, un accordo, tanto per capirci. Io dico un accordo perché sì, il sì, percorso che è stato fatto in passato era un percorso concordato tra le parti sociali. C'è un avviso comune, datatissimo, no? Però già quello è una base su cui lavorare, perché è chiaro che poi su questa base io penso che non sia impossibile, se lo si vuole tracciare, arrivare a tracciare questi parametri, questi paletti concordati, questi, come dire, elementi fondamentali sì, per poter arrivare a dire indicato fin da subito, io dico solo anche per orientare la nostra attività, perché dal punto di vista, come, rivestendo il ruolo che svolgo in questo momento, per me sarebbe facile, voi diteci qual è il panel di controllo su cui ci dobbiamo attestare e noi quello applichiamo, certo, no? Però è chiaro, il contributo è un contributo proprio a creare, anche a aiutare a costruire questo parametro, perché anche ai fini della selezionare le imprese su cui concentrare le azioni ispettive o non concentrare le azioni ispettive, il fatto di avere degli indici di questo tipo non è secondario. Chi sta nei parametri, ok, chi sta nei parametri e io ci vado il giorno dopo. Non che gli altri non ci vado, però è chiaro che scelgo prima quelli che sono totalmente fuori parametro. Quindi l'indice, diciamo così, è fondamentale anche per questo senso di orientamento e l'azione di vigilanza. Grazie. Mi sembra che abbiamo fatto dei passi avanti, sia per capire i ruoli, le funzioni, sia che cosa c'è presso di ognuno in termini di informazione, sia la necessità di sistematizzare la questione. E quindi anche di andare ad un tavolo in cui uno dice abbiamo dei punti fermi, abbiamo già, quando appunto tutti avete detto, non partiamo da zero, ma ci sono delle regole, ci sono delle cose già dette e già fatte, partendo da questo è tutto più facile, ora mettiamoci d'accordo e individuiamo questi indicatori e questi parametri che poi ci consentono di operare ciascuno per il proprio compito. Stefano. Io penso che, insomma, il sottosegretario nel suo videomessaggio invitava anche le parti a un salto di qualità, no? Ci diceva proviamo tutti insieme a fare uno sforzo, e da questo punto di vista, no, il DURC per congruità, il DURC, il DOL, tutti elementi che servono sostanzialmente a far sì che in quella specifica area e in quei cantieri lavorino imprese qualificate, certificate, che non sia terreno per imprese che, insomma, sostanzialmente sono degli avventurieri che colgono l'occasione. Ma questo ci pone un tema che è precedente, quindi, che è la qualificazione d'impresa. Cioè, noi abbiamo in altri settori, penso a quello alimentare, cioè se io bevo un bicchiere di latte so esattamente il nome della mucca, la temperatura a cui è uscito, il nome del mungitore, cioè io so praticamente tutto. Io ho le scuole costruite dove vanno tutti i nostri figli, di cui non sappiamo, potremmo non sapere di quell'impresa né storia né know-how, né se quell'impresa aveva fatto una scuola prima, né se era attrezzata per farlo.
Allora io penso che questo tema, per non trovarci ogni volta in emergenza rispetto a quello che è un terremoto o un dissesto idrogeologico o altro, penso che vada affrontato dalle parti, senza preconcetto alcuno, perché io penso che poi, pure là, non partiamo dall'anno zero. Cioè le tabelle allegate al contratto collettivo nazionale sugli indici di congruità, poi è vero che ci sono altre esperienze, penso a quella umbra o penso addirittura a quella abruzzese che è stata in vigore fino al 31 di dicembre, avevano altri indici, ma io non penso che sia quello poi alla fine il problema. Penso che le parti, come hanno trovato insomma, un punto di incontro su quelle tabelle là, lo possano trovare anche su quelle che ci invita a fare il sottosegretario. Io penso che invece su questo bisogna ragionare anche in termini di interconnessione delle banche date rispetto anche al fatto che per esempio le notifiche preliminari online esistono in questo paese soltanto in 5 regioni. Allora, io penso che questo qua sia un tema che per esempio possa mettere in condizioni anche le casse edili di svolgere, incrociando i propri dati con quelle delle notifiche preliminari, un grande lavoro di selezione anche da consegnare agli organi ispettivi. Perché se le casse edili nella loro funzione di regolatore contrattuale anche, oltre che di erogazione di servizi per i lavoratori e per le imprese, riescono a fornire all'istituto pubblico una scrematura di quello che è la condizione in quei cantieri delle notifiche preliminari, io penso che possiamo fare un grande lavoro in questo senso. E quindi su questo, insomma, l'invito a una collaborazione che già esiste. Il sistema bilaterale, rispetto anche a quello che ci chiedevi tu sul fatto se è attrezzato o meno, no, per stabilire anche gli indici di congruità. Io penso che le casse edili siano assolutamente attrezzate in questo. E tu ponevi anche il tema se è più un problema strettamente delle casse edili o anche degli istituti. Beh, io penso che sia un tema che per l'80% spetti alle parti e quindi che lo sviluppa poi all'interno della bilateralità, ma spetti alle parti trovare quali sono gli indici e consegnarli poi appunto alle istituzioni. Sul problema dei problemi che poi è uscito, che è quella dell'applicazione contrattuale, io penso che l'invito alle stazioni appaltanti sia già un invito importante, però poi Carlo ci ricordava che l'edilizia è fatta per l'80% anche di lavoro privato e quello, la stazione appaltante, insomma, spesso è il condominio, è il piccolo, è la cosa. E allora come ne usciamo? Io da questo punto di vista mi sento anche di dire che in altri paesi c'è una legislazione anche di sostegno all'applicazione contrattuale. Poi pure là mettiamoci d'accordo su quale contratto di edile si applica, perché al CNEL ce ne sono depositati 61 dell'edilizia che non si sa chi firma e a che titolo firma, ma si aprirebbe un altro capitolo. Di cui ce n'è uno solo, il vostro. Gli esatto. Altri 60 non hanno nulla a che vedere. Non hanno ancora nulla a che vedere se non la riduzione del costo del lavoro. Però su questo in altri paesi c'è una legislazione di sostegno che non è che entra nel lavoro delle parti di cui noi siamo gelosi, certo, ma sostanzialmente invece mette in sicurezza quello che le parti hanno stabilito e le regole che si sono date per giocare nello stesso campo. Allora, questo secondo me dopo la firma del contratto collettivo nazionale sarà il tema che insieme organizzazioni sindacali e associazioni datoriali dovranno affrontare e porre al legislatore una soluzione da adottare insieme per salvaguardare il sistema edile. Bene, io direi che siamo arrivati a alcuni punti fermi. Abbiamo fatto un po' di lavoro preparatorio anche per il tavolo del commissario, quindi voglio dire sicuramente abbiamo fatto una cosa utile e possiamo accelerare il processo per il commissario se la prossima settimana vi riconvoca tutti per fare un passo avanti. Quindi questo è il primo. Un altro discorso, mi sembra che sono state messe in chiaro alcune cose, mi sembra molto importante il ruolo, cioè Stefano diceva è l'80% è un compito, una responsabilità delle parti. Quindi sulla congruità, la centralità del sistema bilaterale mi sembra che è riconosciuto sia dal commissario sia da parte del tavolo sostanzialmente. A questo punto io so che che nel contratto collettivo nazionale c'è da molti anni una parola che si chiama Osservatorio Nazionale delle Costruzioni.
Adesso forse ho detto una parolaccia, non lo so, questo, adesso non voglio creare problemi alle parti sociali, però so che esiste e che doveva essere realizzato da tempo, no? Allora, giustamente è stata richiamata l'anagrafica delle imprese, sono state emersi che ci sono una serie di dati in giro utili per essere incrociati. Forse io, se fossi il sistema bilaterale, una bella progetto e una richiesta al governo per sostenere un grande progetto, una grande piattaforma trasparente che non va a fare le pulci alle imprese, ma che in qualche modo, con alcuni indicatori precisi, consente a tutti di capire che cos'è il settore delle costruzioni oggi e quali sono le imprese che operano bene e quelle che invece in qualche modo hanno dei problemi, ma non per punirle, ma per aiutarle, come fanno i CPT per quanto riguarda la sicurezza. Cioè, la logica non è quella del controllo per punire, ma è il controllo per migliorare. Quindi, e questo è un altro atteggiamento che forse noi abbiamo perduto come paese, no? E che in altri paesi invece... Io faccio sempre l'esempio del mio figlio che lavora a Berlino e che a un certo punto è andato a mettere il suo bancomat e gli è scritto il suo conto corrente è bloccato. Aveva cambiato casa e l'Agenzia delle Entrate gli aveva contestato la denuncia dei redditi. Ha recuperato nella casa vecchia la lettera e diceva: guardi che secondo noi lei ha fatto una dichiarazione sbagliata, chiami questo numero. Lui ha chiamato questo numero e gli hanno dato il contatto di un consulente dell'ufficio e dopo una settimana, lui in una settimana, il consulente è andato a casa, hanno risolto il problema e gli hanno sbloccato. Allora questo è, che sembra, se sembra, se volete, un atteggiamento punitivo, mi hanno bloccato il conto corrente, una cosa illegittima, assurda, però io nella settimana ho risolto il problema e vado avanti. Cioè, allora, è la logica che cui lo Stato aiuta il cittadino e il sistema delle imprese, e il controllo serve a far crescere un pochino tutti, non a punire qualcuno che le cose non le fa. Io avrei finito sostanzialmente, se siete d'accordo, se non avete più nulla da dire. Chiederei giusto al Presidente, io ringrazio tutti, spero che la riflessione sia stata utile anche a voi. Presidente. Sì, allora, un punto sulla chiusura che mi hai già anticipato. Questo tavolo oggi ha dimostrato che il passo avanti l'abbiamo fatto, ma quello che è più importante, che si è emerso anche quest'oggi, e il dottor Pennisi l'ha sottolineato in maniera perfetta, cioè, e per arrivare, non dico al 6, ma al 15 possiamo arrivarci, è di non inventiamoci niente. Prendiamo quello che c'è, gli istituti li abbiamo, le operazioni le abbiamo. Noi, se ci fosse stato il sottosegretario, il commissario, dovete solo decidere cosa dobbiamo prendere. Partiamo dal 424, dall'applicazione del contratto sulle opere di edilizia civile. Chiariamo gli appalti che vadano per edilizia privata, facciamo lo scambio dati, abbiamo la possibilità con l'INPS di avere... Cioè, le cose ci sono, diteci cosa vogliamo. E sono d'accordo che sul discorso della congruità la maggior parte di gestione di devono avere il sistema bilaterale delle casse edili, perché è proprio una nostra caratteristica, cui possiamo, anzi dobbiamo, ma siamo anche lieti di farlo, abbiamo le capacità e abbiamo anche la presunzione di poter farlo, con lo scambio dati e il confronto che abbiamo con gli istituti qui presenti. E questo tavolo oggi l'ha dimostrato, ci sono tutti gli strumenti, c'è già tutto, diteci solo cosa dobbiamo prendere. Basta. La mia paura, sinceramente, sulla comunità, è che ripartiamo con l'inventarci qualcosa di nuovo, perché se dobbiamo inventarci, creare qualcosa di nuovo, auguri. Grazie a tutti.